L'ido aziendale per la sanità risponde a diverse esigenze, tutte ancora attuali, sia da quando è nato fino a questo momento, se consideriamo che la sanità è uno dei settori particolari con una altissima percentuale di donne che vi lavorano, soprattutto a livelli di base, non solo, è un settore particolarmente stressante. E in più un altro elemento è che i servizi tradizionali non sono adeguati, perché chi lavora con questa dimensione lavorativa che dicevo prima sicuramente non può utilizzare gli orari tradizionali. Battibaleno funziona su 8 turni, quindi i genitori possono scegliere diverse modalità di frequenza secondo delle proprie esigenze lavorative. Il fatto che i genitori abbiano delle esigenze lavorative particolari per noi servizio si traduce in un'attenzione particolare ai loro bambini, perché ovviamente l'organizzazione dell'adulto non deve avere alcuna ripercussione sul benessere dei bambini. Questo è un po' il nostro principio fondante della nostra attività. Il secondo bacio della buongiorno al mattino lo ricevono dalla loro educatrice, la mamma li saluta e poi ci siamo noi ad accoglierli non appena si sono svegliati, quindi è davvero una relazione molto intima e necessita di una cura di tempo che deve essere un tempo nutriente proprio per la relazione, per i genitori e per i bambini. Avendo anche la possibilità di organizzarci mese per mese, ma anche di poter gestire gli imprevisti, perché comunque l'asilo ci permette di modificare anche all'ultimo gli orari di una giornata e quindi venirci incontro al massimo, permette a tutta la famiglia di stare bene, di essere tranquilli, di non fare rinunce sia sul piano lavorativo che per quello che potrebbe riguardare appunto la cura della bambina, e quindi diciamo che contribuisce veramente al massimo per quello che è la nostra organizzazione e la nostra serenità. Questo progetto permetterà di poter realizzare in due altri territori, che sono il territorio della Valle Trompia e il territorio del Garda, con due ASST e quindi aziende ospedaliere, questo modello di nido aziendale, quindi grazie all'impresa sociale con i bambini.